Ciao a tutti! Oggi nuovo video, sono struccatissima perché volevo provare con voi questa maschera qui, maschera peel off nera, quella che va molto di moda. Io l'ho trovata della Royal Beauty a Lip Soap. Questa è la nuova postazione, tan 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 tan. La mia nuova lampada. Yay! Comunque, proviamo questa maschera. Io mi sono pulita totalmente il viso, sperando di non spaccare niente. Ma proviamo. Vi appoggio qua. Vedete, un po' basso. Ce ne vuole. Ostinazione, ma usare il cavalletto. Allora, comunque, spero che mi vedete. Vedete più lontano? Intanto dovete vedere questa parte qua. Quindi, la maschera è questa. Andiamo ad aprire la confezione. Se spacco meglio. Si presenta così, eccola qua, tubettina da 39,60. Se riusciamo a staccarlo, ok, tubetto è questo qui. Allora, maschera frante viso al carbone, colore d'oliva e stato di fiori di calendula. Elimina impurità, cellule morte e punti neri. Dermatologicamente testata. Maschera esfoliante viso al carbone. Applicare uno strato sottile sul viso completamente deteso, specialmente sulle zone con eccesso di sebo, evitando il contorno occhi e labbra. Lasciare asciugare la maschera per 15-20 minuti. Ok. Andiamo a aprire. Io l'ho già provata una volta e non ho avuto molti risultati. Però con... è tutta nera, mi specchio lì, io la metto sul naso, sulle guance, molto gelatinosa, non so voi ma sono sempre piena di imperfezioni sul naso. L'inizio delle guance e il mento soprattutto. Contate che io ne ho preso solo una volta dalla tubetta, guardate quanto ne esce. Niente, il mento ho già fatto. Io direi che il mento è venuto meglio. Il naso da rivedere. Ne riprendo un pochino per il naso. Io direi che messa così va più che bene. Sulla fronte non lo so perché non ho molte imperfezioni, però proviamo anche un pochino in questo punto qui. Fate attenzione a non metterla
vicino alle sopracciglia, perché potrebbe tirare anche le sopracciglia. Mi congiungo col naso, tipo effetto mascherina. Ok, dovrei averla messa decentemente. C'è scritto 15-20 minuti di posa. Come vedete le mani sono tutte nere. 15-20 minuti di posa. Mettiamo ancora un pochino qui. Impiastricciate qualsiasi cosa se lo toccate. Ok, siamo effetto mascherina. Io l'altra volta sul mento non l'ho provato, quindi non vi so dire. Se è sulla fronte, non l'ho provato. Ok, aspettiamo un tempo di pausa e poi ci rivediamo. Ciao. Allora, sono passati più di 20 minuti. La maschera è completamente asciutta. Direi di partire da qua. Si sta già staccando. Tolto qualcosa? Non so se c'è dei buchini, ma non so se sono impurità, proprio i buchi della maschera, quindi non si sa. Non so. Riusciamo a togliere tutti insieme. Un pezzo unico. Allora, non lo so perché non si vede da... naso, non lo so perché non si vede molto, quindi non so se ha tolto qualcosa o no. E la pelle è molto liscia, ma lo era anche prima. Non lo so, comunque devo togliermi i rimasugli di maschera. Non si toglie. Cioè, l'applicazione va benissimo, carinissima, si toglie bene, non... però non so se veramente ha tolto qualcosa oppure no. Io gli do un 6 per la fiducia, ma non so se toglie effettivamente qualcosa. Spero che questa prova vi sia piaciuta, io mi vado a togliere tutti i rimasugli e vi saluto. Fatemi sapere cosa ne pensate della peel off maschera al carbone. Ciao ciao!